E alla fine della giornata ci sono delle cose delle quali non si può fare a meno di parlare. Pensaci tu. Davvero vuoi smaltirlo tu personalmente, Gray? Sì, ho fatto una promessa. Mi preoccupo della mia carriera. Mi preoccupo della mia reputazione, della mia... Io non sono Meredith Grey. Io mi sono fatta il culo per essere qui. Nessuno perdonerebbe un mio sbaglio. Qui non si tratta di perdonare o meno, e tu lo sai bene. Lo sapranno tutti. E questo è il punto. Io non voglio farlo sapere a Richard, ok? Ho detto... Non voglio. Certe cose, semplicemente, non vogliamo sentirle. E altre le diciamo perché non possiamo più tenerle dentro. Ho deciso di operarmi. È chiaro che non considera... Sta considerando, invece. Mi sottoporrò all'intervento. Voi due non fate altro che parlare, ma avete notato che non mi domandate mai niente? In parte è colpa mia perché ve lo permetto, ma non voglio più imbrogliare. Non intendo rimanere qui seduta a farvi decidere tutto per me. Sono pronta ad affrontare le cose da sola adesso. Per certe cose non servono parole. Certe cose si fanno e basta. Apprezzo la tua franchezza, Preston. So che mi tratterai come hai trattato Shepard. Non mi aspetto nessun riguardo. La situazione è diversa. Tu non sei sposato e non ti nascondi. E sei venuto a dirmelo. Dai chiaramente un valore alla tua relazione. Quello che c'è tra di voi... Io lo capisco, Preston. E apprezzo la sincerità. Alcune cose si dicono perché non si ha altra scelta. Ho riflettuto molto attentamente e ho deciso di trasferirmi qui a Seattle. E, insomma, Meredith è uscita dalla mia vita. Adesso è tutto a posto. Devo dire che questo è un notevole progresso. Vi faccio i miei complimenti. Voi avete fatto un decisivo balzo in avanti. Questa è l'essenza di un matrimonio. Il compromesso, giusto? Sì, beh, si tratta di dare e ricevere. E alcune cose le lasciamo dentro noi stessi. E così se l'è presa con voi? Beh, forse ce lo meritavamo. Abbiamo venduto $485 di biglietti. Sì? Ne hai venduti altri? Ecco qua, ormai è fuori controllo. Ciao, Joe. Ciao. Scusate, ragazzi, non avete nient'altro di cui parlare? No. 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 E non accade molto spesso, ma di tanto in tanto... Che c'è? Che c'è? Alcune cose semplicemente parlano da sole. Buonanotte.